la registrazione e io condivido lo schermo. Condivido lo schermo e vado in ambiente Google Drive, che c'è familiare. Anche l'altra volta eravamo qui, cioè nel cuore della suite Google for Education. Queste sono tutte le mie cartelle. E che cos'è che contraddistingue l'ambiente di Google Drive? Lo ripetiamo ancora una volta perché è molto importante, soprattutto in questo momento in cui siamo distanti dai nostri colleghi e dai nostri studenti. Lo dico perché noi della secondaria ovviamente siamo già da parecchio in queste situazioni e da quello che ho sentito appunto anche per voi, seconda e terza media, da domani sarà così. Quindi importantissimo saper gestire un ambiente di collaborazione come Drive e conoscere le app che trovate nell'angolo a destra, in alto, dove c'è scritto App di Google. Qui voi trovate le app che avete scaricato e le app che ci sono di default in Drive, ad esempio Gmail, documenti, fogli, presentazioni, calendar. Queste ci sono di default, ma magari, non so, Sites, Keep, queste cose non ci sono e quindi dovete andare fino in fondo, altro da Google Workspace Marketplace e le trovate. Quindi basta cliccare e vi si apre questa pagina, una sorta di mercato appunto delle app. Voi cliccate semplicemente su queste app che vi vengono installate nel giro di pochi secondi. Quindi cominciamo da una app fondamentale per la verifica e per la valutazione dei nostri allievi, cioè da Moduly. Moduly ha un'icona viola che trovate in questo momento alla vostra sinistra in alto. E quello che vi si è aperto ora è il mio dashboard di moduli, cioè questi sono tutti i moduli che io ho creato. Non li ho racchiusi in cartella per un semplice motivo, perché io creo molte copie e mi è più agevole avere questo sguardo sulle copie. Esempio, se devo fare l'iscrizione a un corso, prendo iscrizione al corso, copia e ce l'ho cambiando qualcosa già come impianto. Se devo fare firma entrata in collegio docenti, cambio la data del collegio docenti. Vi chiedo di chiudere. Beh, perfetto, grazie. Quindi una grande potenzialità. Scusate, potete escludere il microfono? E Silvia? Ok. Dicevo, la potenzialità grande di Drive è quella della condivisione, della collaborazione e anche della documentazione. Noi abbiamo la possibilità di creare delle copie, che in tempi rapidissimi ci consentono di modificare qualche informazione e di, trasmetterla ai nostri collaboratori. Esempio, vi ho fatto iscrizione a un corso oppure firme in collegio docenti. Come si fa a creare un nuovo modulo? Si va in alto a sinistra, in questo più, quindi adesso ammetto questa persona, ok, benvenuta, benvenute, anzi, stanno entrando parecchie persone. Abbiate pazienza. Quante sono le persone che devono entrare? Così mi regolo. Secondo me arriveremo intorno alle 90, un numero del genere. Siamo 75 ora. Vabbè, abbiate pazienza perché lo schermo qualche volta si interromperà perché devo ammettere. Comunque, io ho cliccato sul più in alto a sinistra, mi si è creato un modulo senza titolo. Io creo il mio titolo, prova 5 novembre, IC Borgo Satollo. Se io poi clicco in alto, come vedete, in alto a sinistra si è già automaticamente salvato il nome del mio form. Che cosa posso fare con questo mio modulo che utilizzo per fare un quiz? Prima cosa lo personalizzo perché devo rendere questa verifica per i miei allievi il più gradevole possibile. Per
per cui vado in alto nel menu dove c'è questa tavolozza, l'icona di una tavolozza, e scelgo l'immagine. Posso scegliere tra quelle che vengono fornite dalla app, quindi lavoro a scuola, illustrazioni, compleanno, gastronomia, festa, bambini, matrimonio, oppure carica dal mio server, quindi io posso andare a caricare dal mio album di fotografia oppure dalla mia scrivania, oppure ancora posso andare a cercare tra le mie fotografie che ho salvato in Drive. Ad esempio, vedete, questa è una icona di Meet, io la inserisco, mi dice ti va bene così? Sì. E quindi si suppone, io sto dando questo messaggio, si suppone che la mia verifica sia fatta su Meet, vedete? Perché ho già dato un'indicazione con l'immagine. Io poi posso decidere anche il colore del tema, vedete, azzurro, e anche lo stile del carattere. Questo è di base, se magari voglio il gioioso, faccio il gioioso. Ecco qua, ammetto un'altra persona, ok. Quindi in questo momento io ho creato il titolo e ho cambiato l'immagine. Cosa importante che devo fare è andare alle impostazioni, quindi rotellina, e decidere se i miei studenti o comunque gli utenti, se siamo nella necessità di creare, come dicevo poco fa, un elenco di firme di entrata e di uscita da un collegio docenti, è ovvio che ci serve l'indirizzo mail. Quindi flaghiamo, raccogli indirizzo mail, ricevute risposta sempre. Ecco, è molto importante che una persona, che sia un collega o che sia uno studente, riceva conferma di quello che ha compilato. Innanzitutto è sicuro di aver ricevuto, di aver compilato, che la cosa sia andata a buon fine, che sia stata compilata con successo, e poi gli resta un promemoria. Come vedete, io qui ho la possibilità di limitare agli utenti del mio dominio, io tolgo questo perché voglio dare a voi questa possibilità, non limito neanche a una risposta, nel senso che stiamo facendo un'esercitazione, quindi chi vuole può dare anche più risposte, ma non vi do la possibilità di apportare modifiche dopo l'invio. Ecco, questa cosa ve la sconsiglio proprio, nel senso che non va tanto bene dare la possibilità ai ragazzi di apportare modifiche dopo l'invio. E non credo interessi loro visualizzare grafici riepilogativi, cioè interessa a voi, ma a loro sicuramente no. Quindi, però non vedo niente. Adesso vede? Io ogni tanto devo interrompere per accogliere. Adesso lei vede impostazioni? Raccogli email, ricevute di risposte, sempre salva. Ok, adesso siamo ritornati alla nostra schermata iniziale, l'abbiamo personalizzata, abbiamo deciso le impostazioni, andiamo a vedere in presentazione, sempre alla rotella di impostazioni, il messaggio di conferma, ovvero il messaggio che lo studente o il collega legge una volta che la tua risposta è stata registrata con successo, oppure la tua iscrizione, nel caso appunto stiamo offrendo un corso ai nostri colleghi. E poi firmate. Bene. Salvare sempre. Se vogliamo trasformare questo modulo in un quiz, sempre in impostazione dobbiamo andare a cliccare su quiz. Quindi in alto a destra, vedete, informazioni generali, presentazione, quiz. Basta cliccare su questo pulsante, trasforma in un quiz, e noi abbiamo reso il nostro modulo un test di verifica. E possiamo decidere se abbiamo un Chromebook. Addirittura possiamo attivare la modalità di blocco, così che i nostri studenti non possano cambiare pagina per andare ad acquisire informazioni da siti web. Però né io né voi, credo, abbiamo a disposizione dei Chromebook, che sono dei dispositivi, non so, anziché Acer o
o altro, o che so, un Mac, c'è il Chromebook. È un dispositivo che costa anche abbastanza poco, costa pochissimo negli Stati Uniti, molti studenti negli Stati Uniti utilizzano Chromebook, in Italia per vari motivi che non sto qui a indicarvi, non viene usato. Comunque, se vi capita di dover fare degli acquisti, valutate l'acquisto di un Chromebook. Cos'è che potete fare ulteriormente in questa pagina di impostazioni? Dopo aver cliccato su Quiz, potete decidere se pubblicare il voto subito dopo ogni invio oppure successivamente dopo la revisione manuale. Qual è la differenza? Se io clicco subito dopo ogni invio, il ragazzo, lo studente, riceve la sua valutazione e non è più mutabile se non con, non so, un commento successivo da parte nostra, con una mail, guarda che ho riguardato e voglio darti 2 punti in più, eccetera. Se invece noi... Ma io l'ho fatto già. Prego. Prego, non ho capito. Allora, se invece noi intendiamo rivedere la valutazione, ovvero noi abbiamo dato dei punteggi, non so, alla domanda 1 diamo 2 punti, alla domanda 3 4 punti, eccetera, ma vogliamo comunque riguardare manualmente risposta per risposta, allora dobbiamo cliccare qui, successivamente dopo la revisione manuale. In questo modo possiamo valorizzare, ad esempio, un ragazzo che sappiamo è molto fragile, ha bisogno di incoraggiamento e quindi magari gli diamo qualche punticino in più. Ok? Quindi io di solito procedo in questo modo. Se faccio una verifica fine lezione rapida, per cui mi serve un feedback immediato, clicco su subito dopo ogni invio. Se invece è una cosa lunga che lascio da fare i ragazzi a casa e lascio un pochino più di tempo, allora vale sicuramente la pena di flaggare, di spuntare questa seconda opzione. Dopodiché lasciate sempre visualizzazione delle domande senza risposta, delle domande corrette e dei valori in punti. Questo serve perché così i ragazzi si regolano, e salvate sempre. Ok. In questo modo abbiamo terminato le nostre impostazioni. Quando poi dovremo inviare questo modulo ai nostri studenti, vediamo subito anche questo, andremo al pulsante invia e avremo la possibilità, qui dove c'è scritto email, di mandare a un nostro collega, ad esempio io adesso lo mando a Silvia Signorini e a Caterina, che sono 2 colleghe che conosco, Caterina D'Angelo, eccola qua, e non so se c'è anche Epifania. Sì, ci sono anch'io. Perfetto. Loro sono le mie collaboratrici, nel senso che se vogliono possono creare anche loro delle domande. Possono creare delle domande, possono accedere alle risposte, cioè sono dei miei collaboratori. Io le aggiungo qui, quindi Epifania, Caterina, definita Caterina D'Angelo, ho messo prima Caterina Costa e Silvia. No, dirigente Gambara no, c'è sempre Silvia Signorini, non c'è più la mia Caterina. Ma c'era prima, adesso non c'è più. Ok, comunque, come vedete, Epifania e Silvia sono state nominate collaboratrici editor. Quindi io invio e, anche se sono estranee alla mia organizzazione, loro avranno la possibilità non solo di formulare delle domande con me, vedete, persone aggiunte, ma anche di guardare le risposte che verranno inviate dagli studenti. Sempre andando al tasto invia, io posso aggiungere anche un link, cioè copiare un link, cosa che farò adesso, incollandolo in chat in Meet. Quindi sono andata a invia,
catenella, vedete che è il pulsante in mezzo, ha la forma di una catenella, mi si genera automaticamente un link, lo abbrevio, lo copio e lo metto in chat. Ecco qua. In questo modo voi avete, adesso non entrate magari perché devo ancora formularlo, ma avete già la possibilità di vedere, cioè di constatare che si può entrare in questo modulo. Non ci sono ancora domande, ma voi avete già il link. Quindi tenetelo lì, incollatevelo su una pagina. Una volta che avremo terminato la domanda, vi chiederò la cortesia, chi vuole, di sperimentare la compilazione del modulo. Allora, noi abbiamo deciso che lo facciamo su Meet, per cui breve modulo, facciamo la descrizione, breve modulo sulla app Meet. Ok. Io sto chiedendo l'indirizzo mail perché abbiamo deciso che vogliamo sapere chi sono le persone che lo inviano. Chiediamo naturalmente anche cognome e nome, è indispensabile. È una verifica, dobbiamo avere un'idea di chi ci scrive cosa. Vedete che di default il sistema cambia da scelta multipla, mi dà risposta breve, perché cognome e nome è risposta breve. È chiaro che non può esserci una chiave di risposta, quindi questa cosa, chiave di risposta che c'è per indicare la risposta giusta, è ovvio che cognome e nome non mi serve, quindi la lascio lì, ma rendo questa domanda obbligatoria. In questo modo non è possibile proseguire se non si è indicato nome e cognome. Vado a questo più e creo la prima domanda. Cosa è Meet? Opzione 1, casa editrice. Un'aula virtuale. Virtuale. Una app per videoconferenze. Sapete che nelle scelte multiple bisogna sempre creare un po' di suspense, no? Quindi può essere che, ma in realtà può anche essere interpretata come aula virtuale, però l'aula virtuale è Classroom, non è Meet. Quindi è chiaro che la soluzione è una app per videoconferenze. Andiamo nella chiave di risposta e quindi clicchiamo app per videoconferenze, come vedete si flagga in verde. Diamo un punticino a chi dà questa risposta e fine. Obbligatorio. Ok. A questo punto io proseguo e creo un'altra domanda. Quindi io qui ho la possibilità di chiedere ai miei studenti un caricamento di file, di chiedere una griglia scelta multipla, una griglia con casella di controllo, un elenco a discesa o addirittura anche un paragrafo. Molto utile per il dipartimento sarà quello del caricamento di file, ma qui ovviamente siamo all'interno di un quiz, quindi non è che possiamo dare una chiave di risposta a un caricamento di file. Quindi tenetelo presente se avete bisogno di archiviare dei documenti e raccoglierli tutti in una cartella, utilizzate form, caricamento di file, e in questo modo vi arrivano tutti i file, le verifiche, i piani di lavoro, qualsiasi documento che ritenete importante sia archiviato. Noi magari possiamo decidere per una casella di controllo, quindi sono possibili più risposte. Cosa è possibile fare in Meet? Quindi stiamo facendo una cosa metacognitiva, cioè stiamo utilizzando una app di Google per spiegare un'altra app di Google. Interessante. Quindi, opzione 1 potrebbe essere creare una stanza virtuale, che è vero.
si possono creare stanze virtuali e poi vi faccio vedere come. Anzi, forse ve l'ho già anticipato anche l'altra volta. Oppure creare verifiche. No. Oppure condividere lo schermo, che si può. Che altro si può fare? Presentare file, e si può. Creare un sito, e non si può. Quindi io scendo a chiave di risposta e dico creare una stanza virtuale, ok, creare verifiche, ok, condividere lo schermo, sì, presentare file, sì, ma non creare un sito. Quindi do 4 punti a questa risposta e clicco su fine. Ok, se voglio dare anche un feedback, allora ritorno su chiave di risposta, clicco su aggiungi feedback e vado magari a cliccare su YouTube, vado a cercarmi il tutorial di Meet, quindi clicco su Meet, su questa lentina, vediamo quale può essere interessante. Tutorial per docenti. Google ha introdotto novità 10 aprile 2020, un po' datatino. Vediamo qualche cosa di più recente, 5 novembre 2020, ma in inglese, quindi può essere magari che crei qualche difficoltà. Anche questi sono in inglese. Allora, andiamo su questo qua, condividere lo schermo continuando a vedere gli studenti su Google Meet, tutorial per insegnanti, le pillole del prof. Ok, va bene, quindi io lo seleziono e mi va a costituire un buon feedback per chi mi ha dato una risposta errata. Quindi io chiedo al mio studente, controlla, allora ascolta il tutorial e rifletti sulle risposte date. Possiamo fare una cosa di questo genere. Questo nel caso la risposta sia stata errata, e salvate. E vedete che si è già incorporato il video. Se poi volete dare anche un feedback per la risposta corretta, andate sulla matitina, cliccate su risposte corrette, e magari create un approfondimento, andate a cercare, non lo so, suite di Google, for education, vediamo cosa salta fuori, qualcosa che può essere interessante, magari in inglese o in un'altra lingua, visto che la risposta è stata data in modo corretto. Questa dura 58 minuti, è del luglio 2020, quindi direi che è una cosa molto molto ampia, quindi qui saranno ricavate diverse informazioni in più e anche un piccolo clill, per cui io sinceramente mi sentirei di lasciare questo, quindi lo seleziono e salvo. Ecco qua. In questo modo, un video che mi fa da feedback alle risposte corrette e un video che mi fa da feedback alle risposte errate, ok? 1 e 1, 2. A questo punto io vi lascio la possibilità, vedete, totale 5 punti perché 1 è la prima risposta e 4 è la seconda, di provare a compilare questa verifica. Così vi faccio vedere cosa succede in risposte. Va bene? Provate. Allora, il link ve lo ridò, quindi vado a invia, catenella, abbrevia, copia e ve lo rimetto in chat. Ecco qua. Il link che adesso trovate è diverso da quello di prima, perché ogni volta che voi cliccate sulla catenella e abbreviate l'URL è sempre diverso, quindi non preoccupatevi, funzionano tutti e due.
Provate un po'. Allora, io nel frattempo ho ricevuto una mail da Elisabetta Cristella che mi sta dicendo che non ha nessuno nel suo Adobe. Povera. Questa cosa è un messaggio a Epifania, a Silvia e a Caterina che conoscono Elisabetta Cristella. Mandatele per cortesia un messaggio Ma di... che peccato, veramente. Infatti. Siccome non è possibile per me in questo momento farlo, mandatele per cortesia un messaggio, ditele che ho letto la mail. Certamente. Ok, grazie. Allora, vediamo un po' se nel frattempo sono arrivate delle risposte. Vediamo un po'. Sì, sono arrivate 5 risposte. Perfetto. Quindi io ho la possibilità, guardate, di accedere al riepilogo. In questo modo ho già dei grafici, quindi queste sono le persone che hanno risposto, questi sono i nomi e cognomi, queste sono le risposte corrette, quindi tutto a posto, tutto bene. Io ho persino la possibilità, guardate, qui dove ci sono queste icone, di copiare il grafico. Cosa è possibile fare in Meet? Io voglio dare al coordinatore il grafico di questa risposta per dire guarda come sono bravi. Quindi io do il grafico facendo così, copio, poi creo un documento Google, quindi vado nella mia pagina di Google, documenti, apro un più e lo incollo. Ci vuole un pochettino di tempo, guardate un po'. Io ho incollato il grafico della risposta. Andiamo a prendere un altro grafico, anche il precedente, quindi copio, scendo e copio anche l'altro grafico. Naturalmente io al coordinatore darò un titolo, quindi esito, della verifica su Meet. In questo modo io andando a condividi, l'abbiamo visto la volta scorsa, qui cambio le impostazioni, quindi metto chiunque abbia il link, visualizzatore o anche editor, io vi faccio editor, tanto comunque è un foglio di lavoro, quindi potete modificarlo. Copio questo link, fine, e ve lo metto in chat. Quindi torno su Meet e vi metto il link al documento che ho creato con i grafici ricavati dalle risposte date da voi al mio form. Potevo anche fare questo, magari, ecco, voglio evitare di essere, no, turberei la privacy, quindi vanno benissimo queste che non hanno nomi. Ok, io torno poi su risposte ho la possibilità di andare sulle individuali, cosa che non faccio proprio per evitare problemi di privacy, però come vedete io scorrendo 1, 2, 3 ho le risposte individuali di tutti. Ok? Quindi davvero una cosa fantastica. E non solo, io posso anche stampare una per una, quindi stampare ogni singola risposta. Mettiamo che il genitore mi chieda, ma io voglio sapere cosa ha risposto mio figlio. Perfetto, allora io stampo tutte le sue risposte. Se invece, come abbiamo visto l'altra volta, voglio accedere a tutte le risposte, vado a stampa tutte le risposte, mi si crea un PDF, vedete, che è costituito da tutte le vostre risposte. Quindi io lo salvo, sono 18 pagine, salva. Mi si chiede di salvarlo in scrivania, prova 5 novembre, ok. Benissimo. Io però ho bisogno di
dare questo file che è un PDF sulla mia scrivania al, che so, al preside. Quindi io che cosa faccio? Torno in Drive, quindi vado nell'ambiente, quello con il triangolo, vado a più, caricamento di file, vado a cercare in scrivania prova, eccola qua, prova 5 novembre, è questa qui, la apro, e si carica. Mi si carica, non ho scelto alcuna cartella, per cui il caricamento è completato, io non so dove è andato a finire, per cui lo cerco. Cercami, prova 5 novembre. Eccola qua. Questo è il mio form con 17 risposte. Quindi io cerco invece il PDF, dove è andato a caricarmelo, vediamo se c'è qui nelle ultime. Non l'ho ancora caricato. Quindi prova 5 novembre, PDF, eccolo qua. Questo è il PDF con tutte le vostre risposte. Quindi io adesso l'ho salvato in PDF, lo posso scaricare, quindi vado alla freccina in alto a destra, risalvare, quindi riscaricare, risalvare in scrivania, in documenti, sempre con lo stesso nome, oppure in iCloud Drive. Ok, quindi io ho a disposizione il mio drive, sia nel mio server, le risposte sempre alla disposizione appunto sia del dipartimento, del consiglio di classe, dei genitori. Quindi ho tutte le mie risposte in PDF con tanto di indirizzo mail e di risposte date dagli studenti. Quindi davvero un servizio notevolissimo. Quindi quando io vorrò mandare al mio collega questo file, aprirò la mia mail, quindi Gmail, andrò a scrivi, allega file, quindi vado su questa graffetta, l'ho salvato sia in Drive che sulla mia scrivania, per cui apro, allego, prova 5 novembre, metto in oggetto esiti prova, dirigente, oppure me lo mando a Marzia, meglio, quindi prova 5 novembre. Se invece, ripeto, voglio andare a cercarlo nel mio drive, esiti, vediamo un po', ancora, ecco qua, ci riprovo, prova 5 novembre, ecco qua, io aprendolo, ho la possibilità, andando a questi tre puntini, di condividerlo, quindi lo posso sia salvare e quindi inviarlo come allegato, sia andando ai tre puntini in alto e condividerlo, quindi io clicco condividi e mi arriva, adesso magari un pochettino lento, però vedrete che arriva, mi arriva la solita schermata, vediamo se arriva, la solita schermata condividi e copia link. Adesso mi sta facendo il dispetto, vabbè, provo ad aprirlo come documento Google. Comunque si può normalmente farlo anche da lì. Quindi condividi, copia link, ovviamente qua devo
scrivere chiunque abbia il link, visualizzatore, copio link, fine. E di nuovo ho la possibilità sia di inviarlo per posta elettronica, sia di inserirlo in chat. Io questa volta non lo faccio perché contiene dei dati sensibili. Quindi preferisco non condividerlo. Quindi io posso salvarlo in PDF, inviarlo come allegato, salvarlo in Drive, aprirlo come documento Google, anche se è un PDF, condividerlo, commentarlo, cioè se io vado su questo fumetto con il più e clicco Borgo Satollo, come vedete c'è la possibilità di scrivere qualcosa come commento e si salva. Quindi mettiamo che il mio studente mi mandi un PDF e io devo correggerlo, lo posso fare andando a questo fumetto, selezionando la parola, e in quel momento si apre un pop-up che mi consente di scrivere il commento, che posso anche cancellarlo o modificarlo. Vedete che ai tre puntini io posso cliccare su modifica, commento a Borgo Satollo. Addirittura c'è anche, mi dà già anche il codice meccanografico, perché Borgo Satollo è consorziato con il Liceo Gambara, per cui c'è già anche il codice meccanografico, ma io lascio perdere questa cosa, altrimenti arriva al protocollo della scuola, quindi annullo. Posso risolverlo e in questo modo il commento viene annullato. Spero che questo passaggio sia chiaro. Andiamo a presentazioni, che è un'altra bellissima app che ci fornisce la suite, e il procedimento è lo stesso. Si va a più, si apre questa schermata di default, quindi con una semplice slide che possiamo organizzare come vogliamo, quindi abbiamo qui sulla destra dei diversi format, come vedete, cioè diversi colori, diversa composizione della slide. Quindi proviamo a pensare a cosa ci fa più comodo per questa presentazione, non so questa. È proprio molto intuitivo. Qui scriviamo il titolo, quindi prova 5 novembre, sempre alla prova 5 novembre 2020, PC Borgo Satollo. E anche in questo caso io posso condividere, lo facciamo a breve. Qui scrivo magari esercitazione, non so, un'ulteriore descrizione della mia cosa. Posso già da subito creare una nuova slide, quindi andando semplicemente a più e andando alla freccina che c'è vicino a più. Io posso decidere se la mia slide è uguale a questa, oppure se è invece costituita da questo colore sotto, oppure ne aggiungiamo un'altra divisa in due parti, oppure ne aggiungiamo una vuota e ne aggiungiamo una solo titolo e corpo. Ok? Io ho già in questo modo 5 slide. Considerate che una presentazione non può, a mio parere, a scuola essere più di 7 slide. Non si riesce a fare più di 7 slide. E quindi dite anche ai vostri studenti, qualora siano invitati a tenere delle presentazioni, che sono al massimo di 5 minuti, per quanto mi riguarda, perché devono parlare in lingua straniera, di non fare più di 7 slide. Naturalmente queste 7 slide devono essere corredate da immagini, devono avere delle parole chiave e pochissimo testo. Quindi noi, ad esempio, la prima slide la dedichiamo a documenti, perché abbiamo fatto la prima lezione su documenti. La terza slide magari facciamo moduli, poi vediamo cosa mettere in queste due immagini. La quarta, scusate, è completamente vuota. Quindi cosa possiamo fare? Possiamo andare a scegliere un'immagine, cercarla nel web e andare a divertirci. Allora, se scriviamo suite di Google,
Cosa salta fuori? Vediamo un po'. Vediamo se ci sono delle immagini che ci piacciono. Ci sono anche delle suite appartamenti. Restiamo su Classroom. Ma sì, restiamo su Classroom. Quindi selezioniamo l'icona di Classroom, inserisci e abbiamo caricato un'immagine. Vogliamo mettere un testo? Allora, una casella di testo, andiamo a cliccare su T. Quindi casella di testo. Noi non abbiamo fatto impostazioni per cui dobbiamo ridimensionare a seconda di quanto dobbiamo scrivere, quindi Classroom. È scritto un po' piccolo, quindi io lo seleziono e vado a aumentare i caratteri, vado a cambiare il colore di riempimento, faccio un azzurro, cambio anche il colore della parola, quindi metto un violetto, ok, lo faccio in grassetto e cambio anche il carattere, caveat. Ok, eccolo qua. Quindi io ho, questo posso naturalmente ancora cambiarlo, a mio parere, Classroom, ho caricato un'immagine e una casella di testo. Che cosa posso fare ancora? Proseguo con la mia seconda slide. Qui che cosa ho? Allora, ho la possibilità di mettere un titolo e mi dice la slide che ho scelto, fai clic. Guardiamo un po' che cosa abbiamo nel nostro menu. Ho ad esempio un inserisci link che può essermi utile. Quindi io vado a cercarmi il tutorial della suite di Google, che peraltro avevo cercato prima, per cui secondo me me lo dà subito. Suite di Google. 10 dicembre 2018 direi di no. Google Suite. 11 marzo 2020 può andare. Buongiorno a Quindi, tutti, oggi ok, attraverso. io vado a condividi, copia, vado a incollarlo qui nello spazio, lo applico e come vedete ho salvato il link. Quindi metto il tutto il mio titolo tutorial suite di Google. Allora, ultima slide, ho messo un link. Penultima slide, ho messo immagine presa dal web con casella di testo. Qui ho lasciato soltanto un titolo e qui posso aggiungere testo e aggiungere testo. Che cosa posso fare? Che testo posso mettere? Io qui magari posso andare a il mio esito di prima, il mio documento. Quindi andare a copiarlo e a inserirlo qui. Questo era il grafico delle risposte di prima. Posso magari indicarlo come esempio di una risposta che ottengo da un grafico. Magari vado a prendere anche l'altro, esito, eccolo qua. Quindi copia, presentazione. E vado a incollarlo qui. Lo sposto nella mia immagine, nel riquadro che ho scelto. Naturalmente, se avessi scelto un'immagine vuota, si sarebbe salvata a mio piacimento e non secondo il riquadro predisposto. Io qui ho deciso un riquadro predisposto, per cui è così. Quindi la prima domanda era cosa è possibile fare in Meet? La seconda, che cosa è Meet? Eccola lì. Va bene? Ok. Documenti. Documenti. Anche qui io posso fare un esempio di documenti per cui metto una casella di testo. Clicco. Oppure anche un'immagine. Andiamo a cercare qualcosa dal computer questa volta. O da Drive, diciamo prima da Drive.
e andiamo a mettere qualche cosa di utile. L'altra volta vi ho messo il manifesto. No, non ve l'ho messo, vi ho messo WhatsApp l'altra volta. Uso consapevole di WhatsApp, ecco, ve lo rimetto. Avendo caricato questa immagine, si è annullato il mio test di prima perché ho caricato un'immagine sopra la casella di testo. Ma naturalmente, se io voglio scrivere ancora, lo posso scrivere sotto, posso creare una nuova casella di testo e scrivere in corrispondenza all'immagine. Quindi qui posso scrivere manifesto per un uso consapevole di WhatsApp. Scusate se insisto, ma è molto importante che diciamo ai nostri ragazzi queste cose, perché ce l'hanno proprio sempre in mano sto WhatsApp. Quindi questa infografica può essere davvero una buona occasione. Ecco, magari è un pochino piccola per stare in una slide, però è sempre meglio di niente. Ecco qua. Io anche in questo caso posso cambiare il colore, posso cambiare il carattere e posso cambiare anche lo sfondo della mia qui, il colore di riempimento, e quindi mettere questa volta che so un verde. Ecco qua. Quindi, ricapitolando, io posso davvero accedere a una presentazione multimediale, anche se ad esempio io creo un'altra slide e metto un link a un video, quindi non so, ad esempio, me la prendo vuota. Vediamo un po'. Qui scelgo un'immagine per sfondo, no? Andiamo ancora sulla mia immagine qua. Ecco, me l'ha caricata qui. Allora, io posso con il doppio tasto, il mio tasto destro, io non uso il mouse, quindi se voi usate il mouse, il tasto destro, ulteriormente lavorare anche sullo sfondo, oppure applicare un layout nuovamente, vedete, oppure cambiare il tema, oppure fare una transizione. La transizione è quando, ad esempio, si prepara l'animazione di una slide, quindi si fa sfumatura, si fa rotazione, puzzle, eccetera. Proviamo a cambiare sfondo. Quindi noi possiamo scegliere un'immagine dal nostro è un'urla. Quindi siamo ancora all'interno della Google Suite for Education. Andiamo a cercarla. Oh, ops, ho scritto Google. Vediamo un po', potrebbe essere utile per noi, per la nostra presentazione. Vediamo un po' quale. Una bella infografica riepilogativa. Questa? Sì, questa qua. Inserisci. Fine. Ok, qui abbiamo l'icona di Calendar, l'icona di Meet, l'icona di Drive, questo che è il pulsante di YouTube, poi la possibilità di accedere anche dal mobile, quindi da un dispositivo mobile, oppure da un dispositivo, da un computer, da un PC, o portatile o comunque fisso. Bene, allora vediamo se c'è qualche altra app che può esservi utile. Vi avevo promesso Keep e lo vado a prendere senz'altro, però vi chiedo nel frattempo,
Installarlo se avete a disposizione e volete fare un'esercitazione, di installarlo anche sul vostro smartphone. Quindi l'icona è questa lampadina su fondo ocra. Ci mettete pochi secondi per installarlo sul vostro telefono. E che cosa impariamo a fare? Una cosa che a me piace tantissimo, cioè una magia. Voi provate a fare una fotografia con la app che avete installato sul telefono, la app di Keep. Questa fotografia viene con una latenza minima trasferita su questa web app, quella che avete sul vostro computer, e potete trasformare, come ho fatto durante queste esercitazioni, il contenuto della fotografia in testo. Una cosa fantastica. Volete provare? Allora, io adesso provo a copiare una pagina, sempre partendo da una app Keep che ho sul mio cellulare. Quindi io prendo da lì. Immagine. Scusate, ma mi stanno scrivendo in tanti, per cui sentite questi rumori. Quindi io ho la possibilità di scattare una foto, la scatto. Io insegno tedesco, quindi ho qui davanti a me una pagina in tedesco. Abbiate pazienza. Usa foto. Eccola qua, dovrebbe essere già arrivata. Invia. Io posso anche inviarla. Vediamo se nel frattempo è arrivata. Eccola qui. Questa è quella che ho scattato in questo momento. Questa è, non ho creato una didascalia, però è quella che si è caricata. Io posso in questo momento aprirla in un'altra scheda oppure salvare l'immagine con un nome. Quindi io posso, qui dove c'è scritto unnamed, scrivere prova appunto 5 novembre 2020. Questa cosa la posso salvare anche in scrivania, se voglio, nella mia collezione di fotografie. L'ho scattata con la mia app di Keep, si è salvata nella Keep del mio computer, quindi nella web app, e ho la possibilità di salvarla già tra le fotografie del mio computer. Che cos'altro posso fare? Posso andare a questi tre puntini. Eliminare la nota, aggiungere l'etichetta, aggiungere un disegno, creare una copia, fare delle caselle di controllo, lo vediamo poi, oppure, cosa importantissima, recuperare testo immagine. Questa è la magia. Quindi io clicco, recupera testo immagine e guardate un po' cosa è successo. Questa era la pagina. Tutto quello che era scritto nella pagina fotografata è diventato un testo. E che altro posso fare? Ovviamente la formattazione è quello che è, però ci metto sempre meno tempo a sistemare queste righe piuttosto che a stare a trascrivere. Quindi pensiamo se abbiamo una pagina di un libro, abbiamo l'urgenza di far vedere ai nostri ragazzi, di far avere loro questa copia del libro, questi esercizi, non so, abbiamo la possibilità attraverso Keep di darglielo in tempo reale. Inoltre possiamo anche, andando sempre ai tre puntini, copiarlo in documenti Google. Vedete? Lo copia in un documento Google. Apriamo il documento e abbiamo in questo modo la possibilità, vedete, sia di avere l'immagine che di avere sotto tutto il testo. Quindi qui è molto più agevole procedere ad una formattazione. Quindi io, ad esempio, lo seleziono, magari ingrandisco i caratteri, li cambio, magari cambio anche il colore, cambio le dimensioni.
e magari ci faccio anche un elenco puntato, non so, una cosa così, metto le pagine. Quindi cancello pure queste cose, cambio l'interlinea, la metto doppia. Posso fare tutte le cose normali che faccio su un programma di editing di un documento. E questo semplicemente passando da una pagina che ho fotografato. Questo sa fare Keep, quindi fantastico. Vedete, questa è la pagina fotografata e queste sono, questo è il testo. Ok? Può essere di utile? Marzia, Sì. Allora, posso scusa. intervenire? Magari può essere utile alle colleghe della primaria, ma anche della secondaria. Per esempio, i ragazzini, i bambini che comunque hanno problemi, difficoltà legate alla dislessia, potremmo.